contemporaneamente, avevamo degli obiettivi. Il primo era che dimostrare che comunità diverse, appartenenti a popoli diversi, possono e devono marciare insieme, perché la libertà e la difesa dei diritti umani al mondo è una e non va difesa per compartimenti stagni. Il secondo obiettivo era, come dire, il passato di Giordano Bruno mentre si svolge il comizio di questa marcia per la libertà dei popoli oppressi. Incontriamo Paolo Izzo, segretario di Radicali Roma. Buonasera, sì, siamo qua a manifestare insieme a un manipolo di persone, perché alla fine per i popoli oppressi si muovono sempre pochissime persone. Qui per i popoli oppressi, appunto, per i diritti di tutti, per le libertà fondamentali che sono sancite da tutte le costituzioni europee, mondiali, alcune di grandi popoli che si dicono democratici e poi appunto magari opprimono le minoranze, perciò noi siamo qui a testimoniare, come al solito i radicali sono sempre dove vengono oppresse le minoranze e diamo il nostro contributo, anche numerico, a una manifestazione ridottissima che dà anche la misura di come tanta gente si riempie la bocca a volte di parole. E mi viene in mente tutto quello che sta capitando a Lampedusa soltanto dopo la morte di centinaia di persone. Adesso tutto il paese sembra mobilitato contro leggi che ci sono da anni, come la Bossi-Fini e il decreto Maroni, e non hanno fatto niente fino a che non ci scappa il morto, come si dice. O come può succedere sull'eutanasia, quelle poche persone che avrebbero la volontà, vorrebbero esprimere la volontà dell'eutanasia, non glielo possiamo consentire, a meno che non inizino a esserci suicidi a ripetizione di personaggi noti, e allora forse qualcuno si sveglierà. È sempre così, le persone, i monaci in Tibet si danno fuoco, è l'unico modo che sembra essere quello di portare avanti la loro protesta. Noi che cerchiamo sempre di fare proposte ci troviamo di fronte a gente che si brucia e dopo un po' diventa pure normale pure quello, e si va avanti, lo spettacolo continua. Qui sotto Giordano Bruno queste parole, diciamo, sono abbastanza incisive. Se sei d'accordo ad annoverare, diciamo, in senso lato, sicuramente anche gli italiani tra i popoli oppressi dalla non democrazia, e in questo senso vorrei sottolineare e ricordare la tua missione, in qualche modo tu sei reduce da questa missione in Basilicata per la raccolta delle firme per questa lista radicale per le regionali. Guarda, incontrando anche spesso l'ostilità delle maggioranze lì, la minoranza radicale che per strada, sotto anche la pioggia, perché c'è stata anche una giornata intera di pioggia, raccoglieva le firme per presentare una lista, che erano una quantità di firme esigua rispetto a quello che serve magari per un referendum, perché dovevamo raccogliere 1000 firme in due province, 500 e 500, però c'era l'ostilità delle persone che dal dirci che siamo tutti dei ladri al dirci che siamo tutti corrotti, però in qualche modo beneficiano di questa corruzione, di questa mancanza di legalità nelle province, nelle città, nelle regioni, senza rendersene nemmeno più conto, cioè si dimenticano in qualche modo che loro fanno parte di un certo sistema, e quindi qualche insulto pioveva. Siamo riusciti in quella che tu hai chiamato giustamente una missione, perché almeno quando siamo stati noi siamo stati là 4 giorni, siamo riusciti a raccogliere più di 200 firme proprio parlando con le persone una ad una, perché convincere una persona a sostenere una lista nella disinformazione anche su quello che significa sostenere una lista diventa problematico in una provincia magari chiusa come quella di Matera o anche quella di Potenza. Siamo riusciti, nessuno ci ha bruciato in piazza, Giordano Bruno ha fatto una fine peggiore nel propagandare una lista poi piena di sfaccettature, perché gli aggettivi che contornano il simbolo storico della rosa nel pugno sono di varie nature e quindi mettono insieme anche cose quasi in contraddizione. E nonostante questo siamo riusciti anche a aprire una breccia, come piace dire a noi di Radicali Roma, ovunque apriamo brecce,
nella popolazione lucana, e quindi questo ci ha dato una grande soddisfazione. Speriamo che sia anche di buon auspicio per le elezioni della lista radicale lì. Grazie a Paolo Izzo, ringraziamo anche Johnny per l'abile azione di sbandieratore.